Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Torno con un video haul, era ora, ho girato dei video un po' pesantucci a stasera, quindi adesso voglio anch'io rilassarmi un po' proponendovi un video haul di IKEA. IKEA, finalmente sono riuscita a tornare. Dovevo cambiare un cuscino bruttissimo che avevate visto anche voi in uno scorso video haul, ve lo lascio su nelle info, e praticamente l'avevo preso per fargli fare da riempimento ad un'altra fodera, ma in realtà perché da IKEA praticamente non hanno i cuscini 40x40, scusate, mi cerco di mettermi comoda. A me serviva 40x40, allora non ce l'avevano, io furbamente ho detto prendo questo già rivestito. In realtà nell'altra fodera si vedeva tale quale, queste palline arancioni che aveva, quindi sono andata a cambiarlo e ho preso un po' di cosine che voglio farvi vedere. Principalmente io ero andata Tosca, non esci da questo corpo. Principalmente ero andata per prendere delle cornici perché ho acquistato delle stampe bellissime e solo da IKEA trovo le cornici, come sapete, che adoro e che costano poco. Iniziamo subito. La prima cosa che vi faccio vedere, perché c'era lo sconto, c'è la fiera del bianco da IKEA, 20% di sconto su tutti i prodotti che riguardano il tessile, eccetera, eccetera. Quindi ho preso il cuscinone, questo è 50x80, che mi serve per la camera degli ospiti. In realtà vi dico, ne ho presi due, ne avevo presi due, ma l'altro, quando sono arrivata alla cassa, costava di più ed era senza sconto perché diverso, tipo più rigido, meno rigido, non mi ricordo. Comunque ho detto no, io voglio pagare poco. Poi mi serviva morbido, non rigido, e quindi ne ho preso uno solo ed è questo che andrà dritto nella camera degli ospiti perché adesso avevo dei cuscini sempre di IKEA, ma di qualità più scarsa, che facevano veramente. Ho preso poi per Megan. Megan ha un letto di IKEA. Magari vi metto una fotina qui, una fotina qui accanto, che è molto carino, molto comodo. Mi è piaciuto tantissimo, non lo volevo prendere, eccetera, eccetera. Però ho un problema con le lenzuola. Nonostante sia una misura standard il materasso, e me l'ha poi anche ribadito la commessa lì, io non riesco a trovare le lenzuola per questo letto. E spesso e volentieri ho le lenzuola che sono corte. Allora ho detto, chiamato una commessa e ho detto: senti, tu mi devi aiutare, dimmi per questo letto che tipologia di, come si chiama, di lenzuola ci vogliono. E lei me l'ha fatta vedere. Io ho scelto allora questa con che è quello con gli angoli ed è 90x2 metri, di questo azzurrino. Il video sembra molto più forte, in realtà è più un azzurro carta da zucchero, direi. E poi naturalmente ho preso anche la parte sopra. Questi li ho pagati poco perché sono 100% cotone, ragazze. Fatemi vedere, sì, 100% cotone e costano tipo 5-6 euro l'uno, non mi ricordo. Quindi piano piano ne comprerò anche altri per averli, semplicemente per quella tipologia di letto lì. Un'altra cosa che volevo prendere da tempo, guardavo sempre e poi non compravo perché in realtà me ne piaceva solo uno, però vengono venduti in coppia. Poi alla fine ho detto, ma sai cosa? Ma basta, sempre con lo stesso colore, compra pure un altro colore e piglia pace. È questa coppia qui di due vasetti, questi sono in ceramica, sì, uno è rosa e un altro, ragazzi, è questo color, come si dice? Color cotto, tipo. Sì, sono molto carini, vedete come sono? E mi piacciono tanto, anche perché appunto, come sapete, sto apportando tante modifiche all'interno della decorazione della mia casa e quindi queste linee qui ci stanno molto molto bene. E le sto cercando in giro, insomma, un po' di cosine che possano aiutarmi nello scopo che io ho. Poi, ecco qua, qui ce n'è una. Ho preso le Fantastic, no, le Fantastic, se voglio, le Fisgbo, che sono appunto queste cornici di IKEA. Le ho prese in diverse misure. Le ho prese sia questa è 13-18, poi le ho prese 21x40, non me lo ricordo, 30x40. 21 per qualche altra cosa e le ho prese sia rosa che bianche perché appunto avevo delle stampe per la camera di Megan e mi servivano rosa. E poi ragazze, stranamente non ho trovato le grucce, quelle bianche, sapete, quelle bianche standard di IKEA, quelle con quella forma un po' strana, non c'erano più. Secondo me le hanno sostituite con queste che costano di più, perché queste mi sembra vengono 1,99 e quelle forse 99 centesimi, correggetemi nei commenti se sto sbagliando. E queste sono nere e sono 10. Non mi fanno impazzire, sono un po' brutte. Poi hanno questa forma con questo coso qui. No? Non lo so. Non è che mi piacciono proprio tanto, tanto, tanto. Però le
Le ho volute prendere perché mi servono, molto banalmente. Ho preso una cosa che Gabriele ha detto: tu mi devi dire che devi fare questo vassoio perché non gli piace. Ed effettivamente, guardandolo, uno dice: un po' âgé, un po' vintage. In realtà io l'avevo visto tempo fa ad Ikea nel carrello di una signora ed ero completamente impazzita perché non riuscivo a capire dove fosse, ce ne stava andando, non potevo tornare indietro perché già vado a Ikea con Gabriele, poi immagino di no, di tornare indietro, ho visto una cosa in un carrello, dici sei malata, che poi non è che abbia tutti i torti. Comunque, alla fine l'ho ritrovato ed è questo qui, che adesso è imbustato. È questo vassoio tondo, tipo ottone, io non lo so se ottone, vedete com'è il telefono. È piuttosto grande, ma a me mi fa impazzire perché per lo stile che voglio dare io, questo non lo utilizzerò per le tazzine del caffè, per intenderci, ma per lo stile che voglio utilizzarlo io, lo stile per cui voglio, come sto parlando, comunque lo voglio usare per dare un tocco molto molto glamour all'interno della casa. Poi magari ve lo faccio vedere come lo style, how I style, come lo organizzo, insomma. E quindi l'ho voluto prendere, non costa poco perché questo mi sembra che costa quasi 15 euro, è fatto anche molto molto bene. Infine ragazze, confezioncina di batterie, in realtà di là ci sono altre cose che sono sicura ho dimenticato, ma magari ve le inserisco nel prossimo video o di Tiger o di casa. Niente ragazze, questo era tutto, fatemi sapere quanti guai combinate voi quando andate all'Ikea, lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto e ci vediamo prestissimo su Filomena Amore, ciao!